Allora, buonasera a tutti quanti. Io, per chi non mi conosce, ma penso che conoscete quasi tutti, Gianluca Giampà, segretario della sezione Aldo Bernardini. Sono emozionatissimo di vedervi tanti partecipativi, soprattutto. Innanzitutto volevo accogliere con un caloroso applauso il compagno Antonio Ingroia, che ha accettato il nostro invito. Allora, compagni, ripeto, io voglio ringraziarvi tutti quanti. Innanzitutto io faccio sempre dei ringraziamenti. Vorrei ringraziare il compagno Daniele Baccarini, che mi ha dato praticamente una mano veramente inestimabile nel chiamare ad uno i compagni per questa adunata importantissima. E a titolo personale voglio esprimere, cioè in 10 mesi ho scoperto una persona straordinaria, comunque, il compagno Baccarini, che si è rivelato veramente una colonna di questa sezione che ormai è inarrestabile. Poi ecco, volevo rivolgere un ringraziamento alla segreteria tutta della sezione, che ha reso possibile comunque questo evento con cui ci coordiniamo tutti i giorni, perché il lavoro di partito è un lavoro che è H24, cioè stare vicino alle persone, anche perché la nostra è fortunatamente una sezione militante, cioè una sezione che non ha nessun interesse ad avere rapporti con le alte sfere. Per noi, e lo dico subito, l'unica alleanza che conta è con il popolo, per il popolo, dal popolo e con il popolo. I lavoratori innanzitutto. Volevo ringraziare i compagni, ecco, il sovrintendente della sezione, che è sempre in prima linea insieme a me in qualsiasi scenario, il compagno Piero Cinti. E poi ecco, come non ringraziare il compagno D'Uffizi, che diciamo è la mia coscienza in questo caso, la coscienza di tutta la sezione. E voglio anche ringraziare alcuni compagni che oggi non erano presenti, ma che comunque tutti i giorni lavorano, specie nella macchina propagandistica della sezione, perché logicamente i social non dormono mai, e oltretutto qui il socialismo non dorme mai, perché qui veramente, cari compagni, si lavora tutti i giorni. E volevo ringraziare il compagno Gaetano Seminatore, venuto dalla Federazione di Roma. E l'unica televisione comunista presente, E i compagni in rappresentanza della Federazione di Latina, il compagno Lenino e tutta la gruppa che ci è venuta a trovare. Logicamente Antonio, qui hai diciamo la base del Partito Comunista Italiano del Lazio, sostanzialmente una valida rappresentanza sicuramente. E compagni, io che vi posso dire, questa serata è l'ennesima conferma che questa sezione ha delle capacità di mobilitazione che fanno invidia anche a quelle corazzate però pompate dai soldi dei padroni come la Lega, il Partito Democratico, e qui tutto a titolo gratuito siamo qui a fare il nostro lavoro di militanza. Logicamente lo facciamo con un obiettivo ben preciso, perché qua, come dissi qualche tempo fa, i comunisti lavorano essenzialmente per migliorare se stessi, ma non dal punto di vista economico, dal punto di vista spirituale. Perché questa è anche una battaglia innanzitutto spirituale, una battaglia morale, etica, perché del socialismo solo economicista non ci interessa nulla, cioè ci può interessare, logico, i cambi economici ci interessano, no? Ma innanzitutto dobbiamo attuare quella che viene definita una rivoluzione spirituale, quella che Mao Zedong diceva una rivoluzione culturale. E soprattutto stiamo puntando veramente a cercare di affogare quel concetto, ormai quella morale che è basata tutta sull'individualismo, cercare di sostituire noi all'io. Tutti quanti cerchiamo di fare uno sforzo
per fare un passo indietro e farne due in avanti tutti insieme, in una coscienza collettiva. Non è semplice, perché oggi come oggi, dove c'è un sistema che è comunque basato o comunque cerca di esaltare le caratteristiche individualiste di ognuno di noi, il nostro ego, cioè proprio l'uomo al centro del mondo e il mondo al centro dell'uomo, noi siamo in netta controtendenza. La sezione Aldo Bernardini innanzitutto nasce con un solo scopo. Il primo scopo è che nessuno qui sui territori dei Monti Prenestini, nessuno resti più solo e che nessuno si trovi più ad affrontare il sistema da solo. Insieme stiamo dimostrando con le nostre forze, ripeto, sempre tutto a titolo gratuito, perché noi non godiamo dei finanziamenti pubblici, del 2 per mille. Stiamo portando avanti una battaglia importante. La sezione Monti Prenestini ha avuto una crescita esponenziale. Negli ultimi 10 mesi c'è stata una crescita del 300% dei tesserati. La sezione è seguita praticamente su tutto il territorio nazionale. Le nostre battaglie si sono allargate non solo ai comuni di Zagarolo, ma anche ai comuni di Albano Laziale, di Cenazzano, di San Cesario. La nostra è una sezione che si sta estendendo orizzontalmente, più tutte le cellule che vanno dai confini di Roma fino a Nettuno, da Subiaco nell'entroterra fino a Pomezia, da est a ovest. E veramente credo che questo sia un fiume inarrestabile. Come dice sempre il compagno Daniele Baccarini, noi prima eravamo come due go-kart. Voi tutti sapete che questa sezione nasce, forse una delle poche entità in Italia che nasce non per scissione, entità comunista, non per scissione, ma per fusione. Eravamo due go-kart, adesso ci siamo trovati, a pilotare un autotreno, come dice sempre Daniele Baccarini. Non è, ripeto, è un'impresa ardua, ci vogliono tante energie, però stiamo raccogliendo i frutti di questo lavoro, no Daniele? Perché credo che è stato come un sogno che si avverava nel 2021, portare Antonio Ingroia, ma più che altro, cioè l'antimafia in questo caso, a festeggiare la rivoluzione contro, è un evento storico. E su questo la sezione Aldo Bernardini sta lavorando alacremente, perché al primo posto noi, diciamo, basiamo il nostro lavoro ideologico, la nostra battaglia politica su 4 principi cardine: la patria intesa come la res pubblica, cioè quel concetto che dà a tutti il necessario e non il superfluo; la giustizia, perché se sbagli, amici miei, bisogna pagare, perché anche un'azione educativa. La nostra Costituzione nasce per educare le masse ed emanciparle dalla barbarie. Il lavoro e il socialismo, perché senza il socialismo non vi può essere giustizia, non vi può essere giustizia sociale, non vi può essere la dignità sui posti di lavoro. Perché compagni, oggi come oggi la vera emergenza non è il Green Pass, perché il Green Pass prima o poi, la pandemia passerà, ma quello che rimarrà sarà la logica di sfruttamento dei lavoratori che oggi muoiono per 4 euro l'ora sui posti di lavoro. 2 morti al giorno non è più tollerabile in un paese civile, perché quando capita un ponteggio in quella frazione di secondo tu muori per 10 centesimi e non si possono lasciare orfani come il figlio di Luana, che a 22 anni aveva davanti a sé tutta la vita, l'ha lasciato orfano. E questo è il sistema che va abbattuto, perché al di là del Green Pass o no Green Pass, del sì ai vaccini o no ai vaccini, se ti muori di fame, se prendi un salario da fame, tu non puoi campare, tu non puoi vivere e muori di lavoro e non andrai mai in pensione, non godrai mai del tuo lavoro. E la giustizia, e in questo caso la sicurezza pubblica, la legalità,
è un tema che i comunisti devono riappropriarsi, lo devono strappare dalle mani delle destre. Perché è inutile che inseguiamo quella logica gruppettara che a noi non ci interessa, perché molti a noi ci hanno chiamato questorini solo perché parlavamo di sicurezza pubblica, ma la sicurezza pubblica è intrinseca nel DNA di ogni comunista, perché Placido Rizzotto, Pio La Torre, Peppino Impastato erano comunisti e hanno combattuto e sono morti contro la mafia, contro il sistema, sono morti da patrioti e da comunisti. È logico che le nostre stelle polari non possono in questo caso fermarsi solo al mondo comunista o socialista, ma lo dobbiamo estendere, perché le nostre stelle polari, oltre ad essere Peppino Impastato, Pio La Torre, Placido Rizzotto, devono essere necessariamente il generale della Chiesa, maresciallo dei un generale dei Carabinieri, e Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Perché molti sinistrosi ancora non vogliono nel proprio Pantheon Borsellino perché da giovane era un militante dell'MSI. Secondo me Paolo Borsellino era un compagno di lotta, perché è morto sul campo ed è morto contro il sistema. Compagni, questa per noi è una data importantissima, perché questo signore qua, che era alto 1,50 m, in 10 anni ha messo in ginocchio uno dei più antichi imperi della storia, che affondava le proprie radici addirittura nell'impero bizantino, perché i Romanov governavano, regnavano sulla Russia da 300 anni e fino al 1861 vigeva la servitù della gleba, un regime feudale, una cosa impressionante, un uomo piccolo, ego gigantesco. Ma non è solo il demiurgo in questo caso, è stata l'organizzazione che aveva dietro, e l'organizzazione, cari compagni, e questo noi della segreteria e del direttivo Aldo Bernardini, questo è un fiore all'occhiello per noi, perché come dicevamo col compagno Daniele Baccarini, l'organizzazione è il fiore all'occhiello dell'Aldo Bernardini. Perché solo l'organizzazione è l'unica arma che abbiamo contro il sistema. I compagni russi erano una sparuta minoranza, il partito bolscevico era piccolo e si è trovato di fronte a un impero costituito da 250 milioni di abitanti e 30 milioni di chilometri quadrati, eppure lo hanno abbattuto. Lo hanno abbattuto in 10 giorni, come diceva John Reed, no? I 10 giorni che sconvolsero il mondo. Ma compagni, c'è stato un lavoro che è partito dal 1902 ed è arrivato fino al 1917, 15 anni, eppure hanno ribaltato la storia. Grazie a questi signori, creando il baluardo delle classi lavoratrici sfruttate nel mondo, questi signori hanno abbattuto il nazifascismo. E oggi, se ognuno di noi non parla tedesco, lo deve a quest'uomo, lo deve ai comunisti russi, lo deve ai partigiani che hanno combattuto prima per la patria e poi per il socialismo. Ora non ve la faccio lunga, anche perché ne parlerebbe ore uno ad uno. Mi sentivo stanco stasera, però una volta che ho visto tutti quanti si recuperano subito tutte le energie. E come vedete, questa non è una platea divisa tra anziani, giovani. Questo è un unico fronte di lotta, il fronte di lotta che dal basso abbatte l'alto. E oggi non ci può essere differenziazione fra compagni giovani, compagni anziani, qua servono tutti, perché questa è una lotta all'ultimo sangue, perché o ricostruiamo il Partito Comunista Italiano, come diceva Orazio nell'Arse Poetica, multa renascentur quei ancecidere, molte delle cose cadute sono destinate a rinascere, e in nome della Costituzione noi ricreeremo il Partito Comunista Italiano.
Compagni, viva la sezione Aldo Bernardini, viva la rivoluzione d'ottobre, viva l'Italia libera, forte e socialista. Bravo. Cedo volentieri la parola, do il benvenuto al compagno e presidente del Comitato Federale di Roma, Alessandro Laggi. Cedo la parola adesso ai nostri relatori, il compagno Valentino Lancenesi, Dipartimento Geopolitica, Storia e Politica Estera della sezione Aldo Bernardini, e al compagno Iuri Romagnoli, Dipartimento Formazioni Teologiche e Disciplina della sezione Aldo Bernardini. Non so chi deve... Compagno, buonasera a tutti, tanti di quelli che non mi conoscono, Valentino Lancenesi. No, ringrazio tutti, ma ringrazio anche per aver fatto dall'inizio Gianluca, e quindi vorrei leggere due righe che ho buttato giù ieri sera, perché siamo qui quindi sicuramente per ricordare un giorno molto importante del Novecento, ma che è attuale anche oggi, cioè il 7 novembre, il giorno della rivoluzione d'ottobre, per cambiare giù. Cari compagni e compagni, il momento storico è decisivo. Stiamo assistendo ad un rapido cambiamento socioculturale e antropologico, un riassetto senza precedenti dal crollo del muro di Berlino. La crisi del capitalismo e dell'imperialismo è sotto gli occhi di tutti. La paura e l'incertezza dominano per ora il popolo, ma presto potrebbero tramutarsi in rabbia e frustrazione di massa, specie in Italia. Il Partito Comunista Italiano deve rompere gli indugi. Dobbiamo cavalcare la tigre, e dobbiamo cavalcarla adesso, elaborando una strategia. Che poi in realtà una strategia non è neanche nuova, ma un chiaro insegnamento tramandato da uno dei grandi padri del socialismo, come qua ricordava il compagno Gianluca, ossia Lenin. Nella situazione attuale il Partito Comunista in Italia non ha i numeri e la forza per imporre la propria egemonia culturale, e nonostante le energie intellettuali e organizzative messe in campo in quest'ultimo periodo, rappresenta una parte marginale dell'assetto politico nazionale. Una condizione analoga dei bolscevichi in Russia prima del rientro di Lenin. Quali furono i passaggi di fattori che portarono alla vittoria di una piccola forza e alla fondazione del più grande paese socialista del mondo? Proverò a ricordarli. Allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, nel 1914, l'impero russo, con lo zar Nicola II, si schierò subito contro l'impero austro-ungarico per mantenere l'influenza sui Balcani, e ricevette quindi la dichiarazione di guerra dalla Germania del Kaiser Guglielmo in agosto. Entrò di fatto in un gioco di alleanze che fece scoppiare un conflitto europeo prima e mondiale poi. Da quel momento un paese di dimensioni sconfinate, con una popolazione enorme, in condizioni praticamente feudali, ne uscì con le ossa rotte. 3 anni e mezzo di conflitto, milioni di morti, un disfacimento totale. Malcontento, povertà, disparità portarono a quella che fu la rivoluzione di febbraio, ossia operai e soldati che riuscirono a buttare giù la monarchia, a consegnare le mani dei menscevichi e della borghesia al governo provvisorio. Ma era solo l'inizio. I bolscevichi, dal canto loro, si andavano via via riorganizzando nei soviet, assemblee operaie e contadine, dopo le dure repressioni per la loro forte opposizione all'entrata in guerra, e questo è da ricordare. In aprile Lenin fece rientro dal suo esilio in Svizzera, attraverso il territorio tedesco, su un treno piombato, godendo della protezione del Kaiser e da quest'ultimo omaggiato di un prezioso carico d'oro. Ma cosa spinse il Kaiser Guglielmo, un aristocratico, militarista e reazionario, a proteggere e a sostenere la causa marxista e leninista del grande Lenin, cosa a lui molto più lontana? L'offerta fatta al Kaiser era irrinunciabile. Se lo avesse protetto e supportato, Lenin avrebbe sollevato le masse russe contro il suo più grande nemico sul fronte orientale, rovesciando definitivamente il romano e instaurando il suo regime. Questa è la cosa che più pareva al Kaiser, infatti. Era un trattato di pace tra Russia e Germania, una pace agognata tanto dal popolo russo quanto dal Reich di Guglielmo. Il disimpegno dal fronte est delle armate tedesche avrebbe permesso alla Germania di concentrare tutta la sua potenza di fuoco contro le forze dell'intesa. Al contempo, la spregiudicatezza e il genio di Lenin avrebbe regalato la pace al popolo russo ed avrebbe edificato il più grande paese comunista della storia, l'Unione Sovietica. Gli eventi che seguirono e portarono alla rivoluzione d'ottobre, giorno che ricordiamo oggi, poi ci sono ben noti.
letto di conclusioni, l'insegnamento di Lenin è chiaro: cavalcare la tigre è possibile. Il popolo italiano è stanco, frustrato, impaurito e rabbioso nei confronti dell'UE e di una classe dirigente asservita al capitale e all'imperialismo russo. Purtroppo però allo stesso tempo è diviso. Il Partito Comunista non ha i mezzi per governare questa tigre, ma soprattutto gli manca un fattore, un potente alleato all'estero. Molti di noi si sono interrogati su quale possa essere oggi questo potente alleato. Tanti candidano a questo ruolo la Repubblica Popolare Cinese e il Partito Comunista Cinese. Negli ultimi anni la Cina ha assunto un ruolo guida, costruendo intorno a sé e alla sua potenza un blocco di paesi alternativo alla egemonia americana. Dal suddetto gruppo hanno aderito il Venezuela di Maduro, Cuba, la Repubblica di Corea del Nord, paesi che in piena emergenza Covid, non ce lo dimentichiamo, non hanno fatto mancare il loro apporto anche al blocco capitalista. E a nostro parere è auspicabile l'inizio di un dialogo e confronto con questo blocco alternativo, un dialogo franco e che non ponga barriere. Il socialismo con caratteristiche cinesi non sarà il nostro faro, ma non possiamo far finta di non conoscere il suo peso. Non perdiamo questa occasione di dialogo con il più potente partito comunista del mondo. Non dimentichiamoci neanche del Partito Comunista Russo, che in periodo ha un risultato importante alle ultime elezioni, può far tornare magari un giorno a sventolare quella bandiera rossa del Cremlino, quella bandiera rossa che è stata la guida dei grandi popoli nel secolo passato. Ovviamente in termini diversi, il Partito Comunista Russo e Cinese possono innalzarsi allo stesso ruolo che il Kaiser ebbe negli eventi che portano alla rivoluzione russa. A noi comunisti qui oggi e di tutta Italia spetta invece un duro lavoro sul territorio, con sudore e tenacia, per ricostruire un grande partito di massa. Ce l'è un po' nel momento storico, ce l'è un po' nel buon senso, allo studio, al lavoro, alla lotta, compagni. Per ringraziare l'Aldo Benarchi, perché questa sessione mi sta dando la possibilità di fare battaglie sul territorio, per quello che mi preme particolarmente. Io abito qui a Colonna e la zona di Castelli e Prenestina, come del resto sicuramente tutta la penisola, ha problemi sociali, culturali, economici, lavoro, mille problemi. E battaglie come piano culturale, come la difesa del cinema Florida e la riapertura del cinema Florida al Pano Laziale, o difese in campo ambientale come il ripristino del degrado che c'è qui, la cancellazione del degrado, non ripristino, qui della stazione o del primo edificio qui in zona Colonna, Montecompari, o vari altri problemi anche in campo istituzionale, perché abbiamo un problema grosso con il CEP qui, che questo carrozzone del PD che tanto negativo sta facendo, e vogliamo far luce anche su questo. Pertanto quello che oggi è il popolo italiano diviso, dobbiamo tornare a essere uniti tramite un partito che diventa un partito di massa. Oggi non c'è questa difficoltà, ma oggi purtroppo non c'è neanche una classe dirigente illuminata, perché quel signore faceva parte della classe dirigente illuminata, oggi non c'è secondo me, o perlomeno nel nostro partito non c'è, ne abbiamo bisogno. E nulla che dire, speriamo col lavoro di arrivarci in qualche modo. Grazie a tutti. E cari compagni, è un piacere trovarvi qui tutti insieme per celebrare la rivoluzione d'ottobre. Vorrei provare ad interrogarmi insieme a voi sull'effettiva possibilità di rivoluzionare lo stato delle cose nel nostro paese, dando per scontato che se rivoluzione ci sarà un giorno, partirà solamente dalle nostre fila, quindi dai comunisti. Milito in questo partito da poco tempo, circa un anno, e sono particolarmente orgoglioso di camminare con i compagni della sezione Aldo Bernardino. Quello che ci contraddistingue credo sia l'unità. Con questo non voglio dire che abbiamo tutti gli stessi pensieri, ma senza volerlo
abbiamo fissato come dei punti cardini, li abbiamo delimitati rigidamente e ostinatamente cerchiamo di difenderli. E anche a dirvelo, sono nato da una famiglia comunista e anche io ho avuto un nonno partigiano. Si chiamava Giovanni Romagnoli e combatteva nei GAP dei Castelli Romani. I ricordi che ho fin da bambino dei Natali e delle altre feste in famiglia sono e saranno sempre accompagnate dalle furibonde discussioni sulla politica e il Partito Comunista Italiano. E so per certo che la sezione del PC del mio paese, Genzano di Roma, era al cuore di tutti quei sentimenti più o meno forti. Ebbene, però, alla fine assistevo sempre ad una pacificazione. C'era sempre quella mossa, quella tattica che portava alla risoluzione delle dispute tra i vari compagni. Oggi invece vedo che è più difficile ed è qui che voglio interrogarmi insieme a voi. Noi pensiamo bene che per molto tempo non ci dobbiamo occupare di tattiche, di vedere se è il caso di fare un passo verso Tizio o verso Caio. Siamo, care compagne e cari compagni, nella lunga fase embrionale del nostro partito. Quindi, a mio modo di vedere, l'unica strategia che conosciamo per cominciare a rivoluzionare quello che ci ruota intorno è rispettare e promuovere la linea politica del nostro partito ed in secondo luogo imparare a correggere gli errori più marchiani. Quindi, come diceva Lucio Dalla, un'impresa eccezionale è un'impresa normale. Combattere il capitalismo e spiegare ai cittadini le sue oscure malvagità. Combattere le destre e il centro-sinistra con il suo sovrano, il Partito Democratico. Partiti questi al cui interno troviamo ex comunisti, personaggi che hanno usato e sfruttato il nostro partito storico e che oggi credono sia una storia passata, un racconto dalle mille e una notte. Ecco, noi crediamo vivamente che un mondo nuovo è possibile e che sia possibile rivoluzionare lo stato delle cose, soltanto però stando tutti consapevolmente uniti, trainati da un unico sentimento, quello della lotta dura al capitale. Ed in ultimo, che ai racconti delle mille e una notte preferiamo sempre e di gran lunga i 10 giorni che sconvolsero il mondo. Quindi viva la rivoluzione d'ottobre, viva Lenin e viva i comunisti. Beh, le conclusioni a questo punto le farei fare al compagno Antonio Ingroia. Faccio solo una digressione sul fatto che quanto riguarda, ecco, come diceva Valentino, i rapporti con la Russia, con il Partito Comunista Russo e con la Cina, la sezione Aldo Bernardini li sta curando direttamente, perché forse siamo stati la prima sezione comunista in Italia di tutta la sinistra di classe, non è già il concetto solo di sinistra, noi siamo comunisti, non siamo di sinistra, questo deve essere chiaro. Noi abbiamo presentato due documenti proprio per creare, gettare un ponte con quelle forze, con quel blocco che è alternativo all'imperialismo americano. Un documento proprio che cerca di sensibilizzare le due superpotenze, la Russia e la Cina, sulla peggiore infamia che ha fatto il Partito Democratico negli ultimi 20 anni, ovvero equiparare i comunisti ai nazifascisti. Questa è una vergogna. E la Cina e la Russia devono mettere sul piatto tutto il loro peso internazionale e sbatterlo in faccia a questa Unione Europea. Perché, compagni, se non siamo anticapitalisti, non si può essere antifascisti. Perché il fascismo è funzionale al capitalismo. L'antifascismo del Partito Democratico è di certa sinistra borghese, è solo di passerella. Quindi noi della sezione Aldo Bernardini abbiamo già gettato un punto con le ambasciate e cercheremo di curare i rapporti al meglio che possiamo. Noi siamo degli artigiani della politica. Adesso
le conclusioni al compagno Antonio Ingroia e grazie ancora per essere da noi. Grazie a tutti. Allora, innanzitutto grazie a Gianluca, grazie a tutti voi, grazie per essere poi anche così presenti, naturalmente non per me, ma per l'occasione importante di questo, di questa data. Naturalmente il ringraziamento nasce anche dal fatto che quando vengo qui, già Gianluca ormai sono diciamo diverse occasioni qui ci incontriamo, mi sento a casa e quindi vi ringrazio anche diciamo per il modo di accogliermi, ma direi che un motivo in più perché mi sento a casa è proprio il giorno in cui si celebra una rivoluzione che è stata una data storica, sino ad oggi purtroppo irripetuta, ma certamente non irripetibile, e del resto non è un caso che l'iniziativa politica della quale io mi sono più impegnato negli anni passati si chiamava Rivoluzione Civile, ma perché occorre una rivoluzione oggi e più che mai? Rivoluzione che a volte viene naturalmente nella vulgata trasmessa come qualcosa di eversivo, mentre l'eversione è quella in corso contro la quale ci dobbiamo ribellare, cominciare dall'eversione della Costituzione, che è una realtà attuale e che questo governo, io ritengo, per dire le cose chiare come le penso, il governo Draghi è un governo eversore del sistema costituzionale. Non siamo noi gli eversori che vogliamo una rivoluzione. Rivoluzione non significa andare per strada con i fucili uccidendo i cittadini. Rivoluzione ha il suo significato etimologico, poi naturalmente ogni momento storico ha le sue modalità di attuazione. La rivoluzione significa cambiamento radicale e noi di questo abbiamo bisogno, di un cambiamento radicale. Ora, il tema naturalmente non faccio perché ci riempiamo naturalmente il cuore con la passione rivoluzionaria che anima ciascuno di voi e ciascuno di noi, dobbiamo però guardare come attuare questa rivoluzione. E io credo e sono molto contento che chi crede nella rivoluzione, come il vostro partito, la vostra sezione, stia crescendo e deve continuare a farlo. Io a mia volta, con il movimento che è nato da Rivoluzione Civile, anzi è Rivoluzione Civile, se qualche segretario di partito a suo tempo alleato in quell'esperienza non mi avesse impedito e vietato diciamo di continuare a utilizzare quella formula, oggi si continuerebbe a chiamare Rivoluzione Civile, ma quello fa parte del passato. Oggi ci chiamiamo Azione Civile per la Costituzione, ma il sentimento, la passione rivoluzionaria c'è sempre. Bene, io credo che ognuno con la propria identità, dentro l'Azione Civile ci sono anche tanti comunisti, ci sono tanti socialisti, ci sono tanti posti ideologici, ma non dobbiamo parlare con tutti, perché io credo che ciascuno di noi da solo la rivoluzione non la può fare e noi la dobbiamo fare guardando come si può costituire un fronte popolare, rivoluzionario e costituzionale che semplicemente avendo come obiettivo e come programma la semplice attuazione della nostra Costituzione attuerebbe una vera rivoluzione nel nostro paese. Perché noi abbiamo una delle costituzioni più rivoluzionarie del mondo, frutto della resistenza, frutto di un momento magico, se vogliamo,
simile, certo, non paragonabile a quello che accadde con la rivoluzione d'ottobre, ma è stata, diciamo, la piccola rivoluzione italiana, quello che la resistenza riuscì a mettere in piedi cacciando il nemico nazista e il fascismo e costruendo un paese democratico, popolare, con dei principi rivoluzionari, a cominciare, non so se lo conoscete come me, ma quel, ricorderò, voglio sempre sottolineare, quel secondo comma dell'articolo 3 della Costituzione, che dice che non solo i cittadini sono uguali, ribadendo quindi un principio necessario e indispensabile, ma comune anche alle democrazie liberali e capitaliste, che lo dichiarano ma non lo attuano, ma impegna la Repubblica, impegna lo Stato a rimuovere tutti gli ostacoli che non rendono effettiva l'uguaglianza, perché noi di questo abbiamo bisogno e questo non abbiamo mai avuto, se non in parte in una stagione felice tra gli anni 60 e gli anni 70, il momento dello statuto dei lavoratori, il momento in cui, diciamo, il movimento operaio dei lavoratori ha raggiunto grandi risultati, perché i rapporti di forza consentivano di avere quei risultati, perché quei risultati non cadono dal cielo, quei risultati bisogna conquistarli con le lotte sul territorio della lotta politica. E lotta politica significa anche, e dobbiamo anche ragionare in questi termini, entrare nelle istituzioni. Dobbiamo pensare anche alle prossime elezioni politiche che ci saranno nel 2023, tanto saranno nel 2023, perché tutti i parlamentari di tutte le estrazioni dei partiti sono attaccati, diciamo, alla poltrona fino all'ultimo giorno che potranno restare dentro quel Parlamento, e quindi è sicuro che saremo fino al 2023. Quindi il tempo c'è, perché ciascuno con le proprie organizzazioni, all'interno delle proprie organizzazioni, si rafforzi e si radichi nel territorio, ma nel contempo cominci a pensare cosa possiamo fare per creare insieme, pur nel rispetto dell'identità di ciascuno, quello che io chiamo questo fronte popolare, costituzionale, come lo vogliamo chiamare, poi la denominazione cambia poco, l'importante è cosa vogliamo fare. E noi dobbiamo costruire un polo alternativo a quello che c'è in campo, e sono i due poli della cosiddetta destra. Mi piace questo di rinnegare la parola sinistra, che oramai ha una certa ambiguità, perché tutti, c'è Matteo Renzi, che è l'uomo, uno degli uomini di maggiore destra che abbiamo in Italia, che si professa di essere di sinistra, ci vediamo che se noi possiamo mischiarci con certi personaggi. E allora noi abbiamo di fronte il polo della destra più pece, la fascista, razzista, nazionalista e quant'altro, e poi c'è abbiamo l'altro polo, che per certi versi è perfino più pericoloso ed insidioso, ed è un polo che è il polo capitalista, conservatore, neoliberista, che ha un perno, e quel perno si chiama Partito Democratico, che è il nostro principale avversario politico. E allora, se siamo d'accordo nell'individuare che questo paradossalmente è il nostro principale avversario, anzi uso un'espressione più forte, nemico politico, che è il Partito Democratico, noi dobbiamo ricostruire quello che dicevo, un polo alternativo, non per andare a testimoniare l'esistenza di un'opposizione del paese, certo, abbiamo bisogno di avere un'opposizione anche rappresentata nelle istituzioni, perché oggi non esiste opposizione, non c'è un'opposizione nel nostro Parlamento, perché anche coloro i quali si presentano, diciamo, stando in Parlamento, si presentano come cosiddetta sinistra radicale di opposizione, stanno pure là dentro e ciuciano assieme al PD e continuano a parlare di alleanze strategiche col centro-sinistra, questa espressione terribile alla quale ci dobbiamo opporre, che sta costruendo e producendo candidature per la prossima presidenza della Repubblica. Leggevo oggi un articolo di nomi, diciamo, indicibili e impresentabili, ma
diciamo, faccio qualcuno a cazzo, Pier Ferdinando Casini diventa un candidato presidente che sarebbe appoggiato da quella sinistra che c'è oggi in Parlamento. Questo è l'appiattimento totale del sistema che si è prodotto là dentro. Allora noi però dico, mai come oggi, in una data come questa, bisogna sapere essere ambiziosi, come riuscirono ad essere ambiziosi e vittoriosi loro, dobbiamo pensare in grande, cioè pensare che non bisogna costruire qualcosa per andare a rappresentare, fare una piccola opera di testimonianza e rappresentare l'opposizione, sì, a candidarsi, a governare il paese, in termini rivoluzionari per attuare veramente una autentica rivoluzione in questi termini e per questi obiettivi. Naturalmente io sono con voi a disposizione per questo progetto. Grazie. Tra un po' la compagna Federica e il compagno Cristian, che voglio ringraziare il binario 9 e 3 quarti e i lavoratori, e che ci sono dei lavoratori che stanno lavorando per noi e che stanno rendendo questa serata bellissima, che ci hanno lasciato a disposizione tutto il locale. È un altro esempio che la battaglia, la rivoluzione si farà anche con i non comunisti a questo punto. Grazie ancora compagno, grazie. È possibile fare un circolo? Scusate, ho visto una bandiera, partito comunista italiano. Ora, grazie. Scusate, il compagno Settimo Pelliccioni della Commissione Garanzia della sezione Aldo Bernardino. Dico, nella tua relazione, quella storica che ha fatto la Florentina, nel partito comunista italiano non avete parlato, ma non dimenticate che Gramsci, Togliatti, Longo e Berlinguer, che sono morti uno in carcere e quell'altro mentre stavano facendo il comizio, non l'avete neanche menzionato. Sono il Partito Comunista Italiano. Lo siete dimenticato questo? Io sono d'accordo con la rivoluzione sopra, che è nata oltre 100 anni fa, le battaglie che sono state fatte. Io non mi ricordo da ragazzino quando si facevano queste battaglie, la buttata di volantini, c'era Baffone e Garibaldi. Poi forse qualcuno, ma nel 46, 47, 48, se volantini c'erano. Però c'era il Partito Comunista Italiano, c'erano compagni che l'hanno pagato con la loro vita e noi non abbiamo menzionato questi compagni. Scusate, io come comunista mi sento un po' stretto così. La Cina, la Russia, io sono stato con la Russia, non è che non ci sia stato accompagnato da tutte le case, la costruzione di una squadra, me l'ho portato giù, sono stato 25 giorni, mai coppe. Ho visto come vengono quei compagni, non è che mi ricordo. Sono stato molto felice di essere stato lì. Ho trovato anche delle contraddizioni e io sono felice di essere stato un comunista italiano. Perché chi ha lottato prima di me e quando sono tornato lì, che sono scritto al partito, era la sezione della Nuova Ostia nel 1970. Avete sentito nominare la Nuova Ostia? E chi l'ha conquistata? È stata la sezione del Partito Comunista Italiano. Ecco, allora, immaginate questo. Però i compagni non si erano mai dimenticati. Io parlo dei grandi compagni che sono morti in carcere e sono morti pure qualcuno
anche mentre faceva il comizio. Scusate questa provocazione, ma mi sentivo un po' secco, ma qualcosa mi è già detto. Spesso è buon grazie a